Bentornati nel mio canale. In questo video farò il test degli pneumatici Maxxis Graffer. Spero che questo contenuto vi sia utile. Dopo due mesi di utilizzo di questi pneumatici, questa mattina parto con l'ultimo test definitivo con cui trarrò le mie conclusioni. A dopo per il test. Sono le Maxxis Recon con questo tipo di tessellatura che ho sostituito con il Maxxis senza tessellatura. Eccole qua, vedete com'è la tessellatura, è importante anche questa. Adesso inserisco la batteria sulla mia Scott, eccola qua. Finirò il test sulle gomme Maxxis, eccole qua, queste gomme che hanno questo tipo di tassello, che è un tassello da strada, da freestyle. Vanno bene un po' per tutto tranne che per sentieri abbastanza impegnativi e sdrucciolevoli. È da un po' di mesi che le ho montate. Vi dicevo di queste gomme, io ho trovato questa tassellatura appena pronunciata che sembra quasi una rain appena pronunciata, mi consente di andare su tutte le strade bianche in maniera ottimale. Questa gomma dall'impronta larga mi consente di andare anche su strade bianche e, data la larghezza dell'impronta, la ruota non affonda, quindi galleggia e mi consente un avanzamento ottimale. La tenuta in curva, se la strada è sdrucciolevole dove c'è molta breccia, la bici tiene. Questo mi consente di fare dei bei giri senza l'assillo di montare quelle gomme tassellate. Se faccio giri di lunga percorrenza facendo asfalto e fuoristrada, il fuoristrada con questa bici non è mai estremo. Vado a fare trail particolarmente pericolosi o impegnativi, percorsi tranquilli. Con questo pneumatico credo di aver risolto e trovato una situazione ottimale. Sentite quando si cammina, il rumore è quasi impersistente. Adesso stiamo su terreno brecciato. C'ha la sua impronta, la sua aderenza, il suo grip, percorso diversi tragitti, strade brecciate, asfalto, trail anche abbastanza, diciamo, non difficoltosi, ma comunque pedalabili, guidabili, e la bicicletta tiene, il pneumatico tiene. È quello che cercavo per trovare una soluzione ideale per fare chilometri strada e non rovinare completamente le gomme col tassello, perché onestamente camminare con quel tassellato grande su asfalto per vari chilometri è imbarazzante. Il tassello grande, il tassello piccolo, a mio parere non è che una grande soluzione per giri misti. Se c'è molto asfalto da fare, la tassellatura secondo me non va bene, quindi li ho sostituiti e ho messo questi qui, questo pneumatico che sembra una slick scolpita al rain. Devo dire che mi piace anche la forma della intagliatura dello pneumatico, lo trovo molto gradevole. Pensavo che questa piccola intagliatura dello pneumatico facesse poca aderenza, avesse poco grip, e la strada me l'ha smentito. Sono rimasto piacevolmente sorpreso. Più vado avanti e più mi convinco che per il mio modo di andare in bicicletta per certi tipi di percorsi è un pneumatico quasi perfetto. Io ho 5 bici, tutte elettriche. Ho predisposto per ogni bicicletta il proprio pneumatico adatto ad ogni situazione ed esigenza. C'è una cosa che mi dà fastidio, è proprio andare in giro in bicicletta e non avere la bicicletta giusta per quel tipo di giro. Questa Scott è una bici buona per l'80, 85, 90% delle situazioni che si possono fare. Esistono giri in mezzo alla campagna, in mezzo ai monti, ma non pericolosi. Questa bicicletta è l'ideale. Comunque sentite, adesso sono su asfalto e non si sente assolutamente quel rotolio, il rumore della tacchettatura, ma tutto scorre bene. Ecco, sono arrivato in piazza 40 Martiri a Gubbio. Adesso faccio un giretto dentro la città e poi prenderò per altre strade. Ci sarà la festa. Sono arrivato in Piazza Grande. Il pennone è già stato messo. Tra una settimana qui ci sarà l'alzata dei ceri. Mi
mitico Palazzo dei Consoli. Faccio un giro intorno al pennone. Il rintocco del campanone. Sentite, su questo pavè non si sente nessun tipo di rumore. Sentite. Guarda, è proprio una bellezza andare giù questo pneumatico. Qui c'è un altro pavè. Sentite. Poi è abbastanza granuloso, con righe trasversali, laterali. Guardate qui, sentite, zero. Il Palazzo dei Consoli. Vado a proseguire il giro per altre strade. Sto prendendo le stradine secondarie. Sentite che rumore. Dico, ragazzi, questo era rovinato l'asfalto, eh. E come scorre? Si sente solo il vento. Bellissima passeggiata in campagna, in tutto relax. È una cosa meravigliosa, distensiva e fa bene alla salute. Strada che costeggia la campagna cubina. Su potete vedere la città di Gubbio, il Montingino e la Basilica di Sant'Ubaldo. Ecco il rumore che si sente sulla strada trecciata. E l'aderenza è ottimale. Il movimento test pneumatico è terminato, lo consiglio a tutti. E Luigi Archimede Pitagorico vi saluta e vi dà l'appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi! Thank you.